Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video shopping. Allora, è la prima volta che acquisto sul sito di Shein, non avevo mai acquistato, però vedevo spesso tantissimi video haul, anche mia cugina acquistava spesso su questo sito, ho detto no, devo provarci. Ho fatto, prendo anche il telefono perché così vi dico tutto, ho fatto l'ordine il 19 luglio e adesso che è 4 agosto è arrivato l'ordine, tutto è arrivato e pensate che mi aveva dato la spedizione entro il 10 agosto, però in 16 giorni è arrivato tutto, fantastico. E devo dire la verità che quindi da questo punto di vista mi sono trovata molto bene. È un sito che comunque presenta tanti sconti, quindi anche tante agevolazioni. Infatti ho acquistato i capi, erano a prezzo pieno, però c'era un 15% di sconto perché ho fatto all'incirca 75 euro di ordine, perché poi anche mia sorella ha preso alcune cose che non vi mostrerò. E questo non è tutto l'ordine che ho fatto, perché due capi non posso farveli vedere perché vi devo girare un'altra tipologia che penso che già avrete capito, e che già avete capito. Allora, eccoli qua, facciamoli tutti fuori. Sono troppo curiosa di vedere tutto. Ecco, poi ragazzi, si presenta tutto nelle sue bustine. Non so, hanno un nome, so che hanno un nome, però io non ricordo. Vi dico anche io che taglio ho preso, ma ovviamente sapete che questo sarà un try on haul, quindi vedrete tutto indossato. Io sto andando a riprendere l'ordine. Vedrete tutto indossato, io non vedo l'ora. Mia sorella già ha provato alcuni capi che ha preso e io devo dire la verità che la taglia è perfetta e il tessuto mi è piaciuto tanto. Sinceramente non sembra un tessuto scadente, ma quindi io andrei avanti e sicuramente se mi troverò bene acquisterò anche altri capi. Comunque non è una collaborazione, ho acquistato tutti con i miei soldini. Allora, iniziamo dal primo che sono un po' indecisa. Io vi consiglio sempre di fare affidamento, perché di solito trovate la modella con le recensioni, però trovate anche la modella che vi dice tipo lei cosa sta indossando, che taglia, eccetera, quanto è alta, eccetera. E io ho fatto affidamento a quello principalmente, ma poi c'è anche guida alle taglie e tutto. Ho voluto prendere questo completo. Io spero che, vedete, c'è anche la carta che non è trasparente, no, non sembra tanto trasparente. Ho preso questo pantalone, io adoro questo modello così, oh, bianco e rosso. Avevo un pantalone del genere quando ero un po' più piccola, però era modello tipo capri, bello, aderente, bello, bello, bello. Ed si presenta con la molla in vita, quindi io penso, con l'elastico in vita, quindi io penso che mi va. Vi dico un attimo la taglia. Dopo lo vedrete bene indossato e anche il prezzo. Ho preso una taglia M e costa, all'inizio costava 17 euro, ma io col 15% di sconto, ovviamente poi su tutto l'ordine, l'ho pagato 14,28 euro. Quindi per un completo del genere va più che bene. Si presenta così, ho quel classico pantalone fresco estivo, largo, largo, tutto largo anche sotto. E poi questa, madò quanto è bella, è la camicetta. Vedete la mia fissa per le camicette? Eccola qui, è un po' sporca, vabbè, ovviamente va tutto lavato. Bianca con questa molla così, quindi io penso che mi entra con questi bottoni con l'oro avanti. Sotto c'è la molla, quindi che si stringe in vita, ma non vedo l'ora di provarlo. Voi già lo starete vedendo indossato. Allora, a primo impatto devo dire che è un classico capo che si trova anche tipo nei negozietti di paese. Devo dire che al primo impatto il mio voto è 7,5-8. Mi piace, speriamo che indosso rende. Non vedo l'ora di misurarlo. Poi, no, comunque io mi sono innamorata. Questa è la camicetta che poi potete anche alzare, ma io la preferisco con lo scollo a barca. Devo dire la verità che il pantalone non è neanche tanto trasparente, ovviamente io pensate che ho la mutandina nera, quindi vi consiglio di mettere sempre ovviamente la bianca. Ed è così. Ma ve lo faccio vedere, non mi è piaciuto, ma è davvero molto bello e molto fresco. E quindi che dire, molto molto promosso. Bello, veramente molto molto bello. Ovviamente per qua potete anche cambiare e metterci una cintura vostra, quindi perfetto.
promosso. Andiamo avanti con un colore molto sgargiante. Comunque mi piacciono questi shopper così, oh. Ho poi i miei dubbi, speriamo che mi entra. Perché non lo so se mi entra. Ad entrare mi entra, però secondo me mi va piccolo. Ma vabbè. Vediamo che taglio ho preso, così vi dico già tutto. E poi di questo qui ho preso una M, costava 7 euro e l'ho pagato 5,88 euro. Allora, forse, a parte che è un tessuto molto elasticizzato, di questo colore, non è neanche rosso ma neanche corallo, non so descriverlo. Sul sito dice, aspettate, voglio dire di che rosso, ma non è proprio rosso, raga, non è rosso, tipo rosso con una punta di corallo. È un misto, all'interno c'ha comunque qua la molla un po' arricciato, mi preoccupa un po' il sotto e che è un po' corto, però ovviamente anche qua è un po' arricciato. Questo è tipo con le spalle scoperte, un po' monospalla, cioè non monospalla perché ce l'ha due, però tipo scolla barca, ecco, scolla barca. Non lo so, forse avrei preferito una L, però questa è una mia ipotesi così a primo impatto. Però devo dire la verità che il tessuto è molto bello, molto fresco. Ha questo tessuto è tipo a costine. A primo impatto gli do un bel 7. Però forse ho sbagliato, io devo prendere una L. Però ho detto vabbè, una M già. Però raga, speriamo bene, poi mal che va che non mi fa impazzire come mi sta. Sicuramente mia sorella sarà molto felice di indossarlo. Molto fresco. Forse avrei preferito una L, però non lo so, perché comunque è già elasticizzato di suo come tessuto, quindi non lo so, sono io che non mi fa impazzire proprio come mi sta addosso a me, però devo dire raga che è molto bello come vestito. E è così, io, quindi anche la lunghezza comunque ci siamo, ma ognuno ha le sue pecche, a me non piace tanto e mi sta qua, ma è una cosa mia che ovviamente è una cosa molto soggettiva, però devo dire che il vestito in sé è molto molto bello. Ah, questo raga, no raga, da vicino è ancora più bello, è ancora più bello. Ah! Allora, storiella, questo qui lo vedevo spesso, è un po' trasparente questo, per boh, vabbè, una mutandina nera. Questo qui io lo vedevo spesso su Instagram, le sponsorizzazioni di Shein, c'era sempre questo pantalone, io non ne potevo più, ho detto no, se vedo che faccio l'ordine e vado nella sezione pantaloni, mi esce, lo devo prendere. E infatti mi è uscito e l'ho preso. È molto molto bello, sembra tipo questo tessuto laminato, laccato, bello, arricciato, con questo stile a costine con le linee. È molto bello, solo che lo vedo un po' trasparente, però devo dire che rispecchia molto la realtà, perché è uguale alla foto. C'ha questo laccetto, che è inutile però per fare un fiocchetto. Poi a me piacciono questi modelli, trovo che in estate sono molto freschi, sono comodi, solo che un po' troppo trasparente. Però raga, speriamo, forse già questa trama che ha, vedo, non vedo, che non si vede la mutanda sotto. Però devo dire la verità, molto bello il tessuto di questo. A primo impatto è tipo, non è neanche un verde petrolio, è tipo un blu verde. È un blu scuro però che tende nel verde bottiglia. Allora, questo qui l'ho pagato, è taglia unica, invece di 11 euro, 9,24 euro. A primo impatto un bel 7,5 io lo do, poi vediamo un po' indossato com'è. Però devo dire che è molto bello così. Vabbè. E vabbè, io di questo mi sono innamorata. È bellissimo. Molto molto bello. Bella raga, poi fa questo gioco vedo non vedo, quindi non si vede tanto che è trasparente, ma è bellissimo, troppo troppo bello. Questo con una magliettina corta, ma pure con una camicetta del genere, sta benissimo, bello. Promosso. Andiamo all'ultimo capo, non ho voluto prendere tanti capi perché io volevo anche un po' testarli, sincera. Questo è un vestitino, ma no raga, io ho paura. Questo non è tanto elasticizzato come tessuto, eh? Sembra più una t-shirt larga. Speriamo bene, speriamo bene. Allora, tende un po' qui che si stringe in vita e poi si allarga sotto.
tessuto. È un tessuto come una classica maglietta, però è molto fresco come tessuto. È elasticizzato, ma non cede molto. Quindi speriamo bene. Forse anche di questo avrei preso una taglia in più, tipo una L. Perché che taglio? Ho preso una M. Quindi oggi, adesso so, vedete, facendo quest'ordine e poi dopo misurando i capi, so che è meglio per queste cose che prendo sempre una taglia in più. Oh. Io ho preso una M, costava 8 euro e l'ho pagato 5 euro. Però mi piaceva questa specie di farfalla stilizzata qui sopra. Non lo so, sinceramente mi piaceva molto, quindi speriamo bene. Dai, speriamo. Però questo mi piace, un bel 8 glielo do, quindi spero che mi sta bene perché è quel vestitino semplice ma molto versatile con la scarpa col tacco, con la scarpetta. Quindi non lo so, io speriamo bene, poi qualche ballo darò a mia sorella, tanto lei sicuramente gli andrà bene. Allora, questo è il vestitino, sinceramente non mi sta male, solo che io per i miei gusti preferisco sempre una taglia in più, però è molto molto bello. Ed è così, vabbè, l'abbasso un po'. Per i miei gusti personali preferisco una L perché a me così troppo attillati non mi piacciono. Però devo dire la verità che non è male. Molto molto bello. Veste molto aderente, quindi raga, regolatevi un po' con le taglie. Io ho pensato che ho preso una M, però per come sono io preferisco una L. Raga, è un po' troppo corto per i miei gusti. Però devo dire la verità che è molto bello anche il tessuto. Quindi io adesso vado a misurare, ho paurissima. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!